Nel senso che ogni tanto distanza di qualche anno del capello bianco in più o in meno, a seconda che non ci stanno più, e torno qui e ospite vostro, vi riconosco vari volti, ma innanzitutto vorrei ringraziare Flavio anche della presentazione e dell'invito. Allora, entro subito nel vivo. Sabbastia Sagna è un progetto, praticamente innanzitutto nasceva per redigere una carta archeologica per l'età romana. Di che cosa? Dei Sabbazia Stagna, degli acquitrini sabbatini, cioè praticamente di tutti questi laghetti, innanzitutto a partire da quello principale, che è quello grosso del lago di Bracciano. Cosa diciamo abbiamo trovato? Beh, abbiamo trovato abbiamo praticamente più di 200 siti da quando comincia la conquista, la conquista romana di questo pezzo di Etruria meridionale, e diciamo. Noi ci fermiamo con il V secolo d.C., ovviamente, che è il momento della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, ed effettivamente si vede proprio che il passaggio dal paesaggio dei coloni, cioè dal paesaggio delle fattorie, dei primi diciamo romani che si stanziano nell'ex fattorie etrusche o cose del genere, e subito dopo a che cosa? Il paesaggio delle ville. Il paesaggio delle ville è strepitoso, dal II secolo a.C. al II secolo d.C. è qualcosa di pazzesco, cioè decine e decine di queste ville che sono spesso e volentieri di tipo senato, cioè in sostanza c'erano i bagni e c'erano i marmi, le decorazioni strepitose, eccetera. La particolarità qual è? Che stasera parliamo di una cosa diversa, perché qui siamo sostanzialmente avanti, siamo immediatamente a sud del lago di Bracciano. Questa qui praticamente è qui c'è praticamente Aquila la Sabbazia, e questo è il sito del quale andiamo a parlare. Quindi siamo vicino alla sponda meridionale del lago, siamo poco 2 km a sud circa, e stiamo parlando delle mura di Santo Stefano. Se voi imboccate la strada dalle Crocicchie, cioè lasciate la Braccianese, passate il passaggio a livello, le vedete sulla destra a un certo punto, perché sono dei resti imponenti. E questa è una villa diversa dalle altre. Diversa in che senso? Lo vedremo. Ha uno sviluppo verticale, non orizzontale, e specialmente una cronologia diversa. Perché? Perché nel secondo secolo d.C., tra diciamo gli imperatori Traiano e Adriano, grosso modo questo paesaggio delle ville entra in crisi, mentre invece si sviluppa quello che io considero un po', chiamo un po' l'anteprima della campagna romana, cioè queste estensioni senza fine di pascoli e granaglie, praticamente i campi di questo genere. Cosa c'è esattamente qui? Qui c'è, a questo punto qui passa la Clodia, quindi praticamente ecco, la Clodia ha questo percorso qui, qui coincide con via della Mainella, e praticamente immediatamente hanno dato qui parte un diverticolo che andava da sud al nord, lambendo la villa delle mura di Santo Stefano, di cui andiamo a trattare, e arrivando poi al lago. Avanti. Eccola qua. Se voi lungo la strada lo vedete praticamente, cioè avete via di Santo Stefano, questa è la foto presa da via di Santo Stefano, sulla destra vi trovate, andando verso il lago, vi trovate i tre ruderi, il torrione, l'abside, la cisterna, la cosiddetta cisterna. Qui si vede male con un'altra vista. Andiamo avanti. Allora, queste le vedete un po' più da vicino, che diciamo emergono tutta una serie di diciamo, caratteristiche. Allora, la prima è il fatto che l'abside è in opera vittata, cioè sono queste liste di mattoni alternate a tufelli, che poi quando andremo un po' ad esaminarla meglio, la studieremo meglio. L'altro, in questa zona nord, come vedete, al piano terra della villa, c'era anche questa che è la cosiddetta cisterna. Okay? A delimitare che cosa praticamente rispetto al cuore della villa? Ma a delimitare un'area, come vedremo, probabilmente di origine in assoluto termale, al piano terra. Verso sud la villa aveva questa caratteristica, cioè la caratteristica diciamo principale, e cioè questo enorme torrione che vedete qui. Praticamente voi dovete immaginare, qui c'è la strada, il verticolo, qui ci sono i due ruderi di cui vi ho parlato adesso, cioè l'abside e la cosiddetta cisterna, con tutta la zona termale qui, e l'ingresso era qua. Andiamo avanti. Negli anni
Thomas Ashby e tutta una serie di altri studiosi notano già, appunto Massetti, notano ovviamente questi luderi, li studiano, cominciano a fare delle cose veramente meritorie. Ma alla fine degli anni 70 la scuola britannica d'archeologia di Roma procede in parallelo, cioè fa studiare a Littleton Sear, che sono due architetti, fa studiare praticamente il torrione centrale a livello di murature, e poi lo vedremo. Ma in parallelo Whitehouse viene incaricato dello scavo, di che cosa? Proprio di quella zona a nord, diciamo, settentrionale occupata dalla villa, dove cominciate a vedere che cosa? Cominciate a vedere praticamente innanzitutto l'abside che ancora oggi spunta dal terreno, la cosiddetta cisterna qui e tutta l'area qui al centro. Che cos'è questa area al centro? Se guardate, questo e questi sono condotti per l'acqua. Ecco perché si parla di probabilmente di zona termale, e vedremo anche che qua sotto esiste anche proprio i resti probabilmente di un prefurnium. Ma la cosa interessante qual è? È che praticamente, perché si chiama Mura di Santo Stefano? Perché a un certo punto in età carolingia, siamo praticamente agli inizi del IX secolo d.C., quel che rimaneva della villa, che ormai erano ruderi abbandonati da tempo, vengono occupati da che cosa? Eccola qua, vedete qui la pianta della chiesa di Santo Stefano, con probabilmente diciamo così, questo portico sul davanti. Altra cosa che vi faccio notare. Vedremo che la villa è una villa un po' particolare, ve l'ho detto, perché c'è praticamente questo sviluppo verticale nella parte più importante della villa, che è questo torrione centrale, tant'è che si parla di villa pretorium, ci arriviamo. Ma la cosa interessante è questa: prima di questa villa c'era niente qua, sì, c'era già una villa un po' più piccola, che diciamo gli scavi ci dicono essere, diciamo, una villa in vita in età flavia, quindi siamo nella seconda metà del primo secolo d.C. In questa villa i reperti mobili sono notevoli, ma innanzitutto notate qui 1, 2, 3 sono praticamente diciamo così, le buche per l'alloggiamento di Dolia. Quindi c'è una parte rustica che era originaria qua, e poi c'era la parte con ogni probabilità, diciamo, un po' più signorile residenziale, perché questa è l'abside originaria della villa, della prima fase, la villa della fase flavia. Avanti. Adesso veniamo un pochino i ruderi uno alla volta. Allora, questo qui è, vi dicevo, questa abside, l'abside definitiva, che viene costruita in opera vittata. Quindi l'opera vittata, siamo praticamente col terzo secolo d.C. La cosa interessante è che sembra quasi che siano le stesse maestranze nella zona di Stracciacape, quindi non molto lontano, ad aver realizzato, come vedete, con lo stesso modalità, anche proprio a livello di viste e di moduli, un'altra villa sempre del III secolo d.C. Guardate che da una quarantina e passa di ville presenti dal II secolo a.C. al II secolo d.C., poi a un certo punto c'è, con la crisi dell'economia italica, c'è praticamente l'azzeramento, perché dietro ogni villa ovviamente c'era un po' di diciamo così, di produzioni intensive di vino, innanzitutto anche di olio, ma innanzitutto di vino, cioè vigneti a vista a perdita d'occhio. Questo investimento cessa, i padroni abbandonano, e sono in genere gente del ceto senatoriale, e a quel punto, ecco, comincia con questo abbandono. Poi che cosa succede? Succede un accorpamento, cioè cominciano i latifondi praticamente. I latifondi significa che si comprano a prezzi stracciati queste terre e le si mettono assieme. Guarda caso, si passa da decine di ville nel IV secolo, nel III, IV secolo d.C., ne troviamo tre. Quindi, come vedete, da un numerale a due si passa a uno. E eccolo qua il prefugnum che vi indicavo prima, sotto l'abside in opera vittata. L'abside che viene poi riutilizzata, come avete capito, dalla chiesa di età carolingia. Andiamo avanti. La cisterna, questa giustamente è una cisterna per modo di dire, nel senso che l'ultima fase è sicuramente quella in cui questa struttura viene utilizzata come cisterna. Perché? Perché c'è una malta idraulica spessa 10 cm e non ci sono dubbi. Però vi faccio vedere questa particolarità, perché giustamente questo scavo di Whitehouse purtroppo è rimasto sostanzialmente inedito, ci sono state tutta una serie di relazioni preliminari e cose del genere, ma
fondamentalmente non è stato edito, per cui alla fine soltanto nel 2009 sui papers della Scuola Britannica di Roma è stata una corposa relazione preliminare. Da chi? Da White House? No, perché sostanzialmente White House era andato a dirigere una serie di musei del vetro negli Stati Uniti d'America. Dal suo assistente, il suo assistente è Van der Noort. E Van der Noort dice, sottolinea che cosa? Dice una cisterna con le volte a crociera è molto anomala. Non è che è molto anomala, non è quasi mai documentata. Questo è uno dei pochissimi esempi. Quindi all'origine questa non nasce come cisterna, alla fine diventa cisterna. Guarda caso, sul lato esterno che guarda verso il torrione, verso sud, c'è qualcosa che potrebbe essere, diciamo, di natura sepolcrale. Andiamo avanti. Qual è il cuore della villa? Su questo ci soffermiamo stasera, perché questo è sicuramente l'elemento più interessante. Noi abbiamo cominciato a studiarla oramai 15 anni fa, tra una cosa e l'altra, non abbiamo mai potuto fare scavi, però i dati che abbiamo potuto raccogliere sono veramente notevoli. Allora, vedete sostanzialmente che siamo di fronte al tipico esempio di edificio costruito in opus testaceum. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente questa qua è un'opera laterizia, banalissima, però non è banale per niente. Perché? Perché non è banale? Perché lo vedete qui. Quest'opera laterizia non veniva intonacata, cioè fondamentalmente i mattoni sono faccia vista, quindi troviamo dei mattoni gialli molto belli come qualità, sui quali tutti, diciamo, gli elementi architettonici che movimentavano un po' i quattro lati del torrione, vedete, sono di mattoni rossi più scuri. Vedete il particolare del cornicione fra praticamente il piano terra e il primo piano, questo è il secondo e questo è già l'attacco del tetto. Siamo 18 per 21, l'altezza è 18. Come vedete c'è l'attacco del tetto conservato. Perché la cosa è molto interessante? Littleton e Sierra che cosa dicono? Ma guardate, qui abbiamo tutta una serie di esempi, le tombe di Via Latina e compagnia bella. In particolare l'esempio più importante che c'è di questa opus testaceum a Roma e dintorni è il cosiddetto cenotafio di Agnia Regilla. Siamo vicino all'Appia. E questa qui è la moglie di Erode Attico, quindi un esponente molto importante della seconda sofistica, un greco che si sposa di fatto una patrizia romana imparentata con gli imperatori antonini, perché qui questa era c'aveva la zia che era Faustina Maggiore. E la particolarità qual è? Vabbè, qui c'è tutta una storia dietro ad Agnia Regilla, che non vi sto a raccontare, se volete c'è un bel libro nella Einaudi della Pomeroi, e è un caso di femminicidio. Praticamente Erode Attico a un certo punto manda un servo, questa donna era incinta a 35 anni per la sesta volta, questa donna era all'ottavo mese, e fa praticamente bastonare nel ventre questa donna, probabilmente per futili motivi, anche perché Erode Attico era un tipo un po' bizzarro, diciamo così, caratterialmente, e muore. A quel punto, da quel momento in poi, questa excusatio non petita comincia, cioè questa esternazione di un lutto che, voglio dire, sì, ma insomma sei stato lì a mandare il servo a ammazzarla. Subisce un processo, l'imperatore, per evitare, uno scandalo, mette a tacere il processo, quindi sostanzialmente Erode Attico la scampa. La particolarità qual è? Che viene sepolta dove era col marito, cioè in Grecia, però viene costruito il cenotafio, cioè il ricordo, una tomba vuota, il ricordo praticamente di Agnia Regilla, dove nella proprietà che era di Agnia Regilla, sulla via presso la via Appia, e vedete esattamente lo stesso tipo, la stessa tipologia, la stessa pianta, lo stesso tipo di lesene, i mattoni rossi, lo stesso tipo di mattoni gialli sul fondo, eccetera. Cioè la tipologia è questa. L'opus testaceum viene sviluppato in età antonina, è del secondo secolo d.C. Ma la nostra villa è del secondo secolo d.C. Ora lo vediamo. Vedete tanto qua queste bellissime ricostruzioni che hanno fatto anche dei tre ordini che si alternano, fatte da Little Ponsi. Andiamo avanti. Partiamo dall'interno. L'interno che cosa ci mostra? Ci mostra praticamente che ci sono quattro pilastri enormi al centro,
che dividono in 9 parti questo quadrato che è il torrione. La parte centrale, ve lo dico io, era vuota, cioè era praticamente non c'era lì delle stanze. La particolarità qual è? È che su questi torrioni, su questi pilastri, si poggiava che cosa? Le volte a botta, le volte a crociera. E praticamente la cosa interessante è anche quello che è stato notato dove? Come rivestimenti marmorei, fin dal piano terra, vedete? Sia a livello di pareti, sia a livello di pavimenti. Cosa abbiamo trovato in ricognizione? Guardate che cosa è uscito fuori in ricognizione. Questi sono dei marmi traforati, con ogni probabilità è possibile che questi facciano parte di una balaustra. Io mi sono permesso, grazie. Mi sono permesso di mettere qua una bella foto dell'interno di una villa veneta per dare un po' un'idea di che cosa, ma diciamo una balaustra è da immaginare innanzitutto in questa zona qui, aperta, centrale. Comunque, diciamo, indipendentemente da tutto, qui è evidente un aspetto, e cioè il fatto che il Dominus con la sua famiglia risiede qui. E poi c'ha a nord la zona termale al piano terra. Quindi piano terra, primo piano, secondo piano, è qua che con la sua famiglia dorme, mangia e compagnia bella, riceve gli ospiti, eccetera. Notate l'ingresso. L'ingresso è uno vestibolo strettissimo, largo 3 metri, con una scala ripidissima a zigzag sulla destra. Avanti. Lo vediamo meglio qua, perché purtroppo la facciata verso sud, verso la Clodia, è crollata in gran parte. Ma come vedete ci sono ancora, c'è ancora conservata la prima rampa. Ma oltre alla prima rampa notate bene come sia nella ricostruzione di Littleton Sear sia qui ci sono le impronte di questa scala che andava zigzag, era di vari piani. La particolarità qual è? La particolarità è che questa scala nella prima rampa ci ha restituito l'unico mattone bollato che ci dà la cronologia, un'indicazione cronologica fondamentale per noi, perché ci dice quando è stata costruita la villa. Non è di età antonina, è di età degli inizi dell'età severiana, siamo intorno al 200, poco 198-200 d.C. Questo ci dice il mattone che è stato trovato. Quindi è un attardamento di questa opus testaceum tipico di età antonina, attardamento in questa zona a nord di Roma, che non è proprio Roma, insomma. Altra particolarità, come doveva essere la facciata? Beh, la facciata, come avete capito, era un muro tirato su, qui ci doveva essere un ingresso qua davanti, e poi ci doveva essere almeno un loggiato al primo piano, se no addirittura due. Loggiato significa praticamente un terrazzo in qualche modo sporge, come? Con delle colonne, eccola qua. Il Roligorio a metà del 500 si trova a passare in questa zona e ci dà una serie di disegni preziosissimi, veramente preziosi. Uno di questi è proprio il capitello corinzio, molto grande, che probabilmente era parte di queste colonne del loggiato. Andiamo avanti. Cosa, diciamo, abbiamo un po' studiato? Beh, allora io ho fatto assegnare una tesi di laurea perché era fondamentale innanzitutto capire una serie di problemi che erano aperti. Ripeto, è pubblicata male questa villa, è stata scavata anche in maniera estensiva se vogliamo, però è purtroppo pubblicata male. Allora, in particolare qui White House, ma non Van den Hurt, che cosa ha ipotizzato? Ha ipotizzato che praticamente ci fosse un fossato, quindi un fossato che dopo la costruzione della villa va a tagliare la villa, il torrione, rispetto alla zona termale della stessa villa. Allora, fantasticheria, a quel momento, a quel punto da parte di White House si sono aggiunte, probabilmente siamo collegati con il sacco di Roma del 410, no, non c'entra niente, per il semplice e banale motivo che a quel punto questa tesi di laurea che ho fatto assegnare doveva, con metodi non invasivi, con la resistività elettromagnetica, verificare la presenza del fossato qui e qui,
e poi abbiamo fatto anche una campagna in questa zona qua. Il fossato non c'è. Il fossato non c'è e quindi adesso andremo un po' a vedere che cosa c'è al posto del fossato. Perché? Perché vi ricordate, qui passava, ve l'avevo già accennato, probabilmente quel diverticolo nord-sud che dalla Clodia andava sulla sponda meridionale del lago di Bracciano. Altra particolarità molto importante, queste sono tutte le impalcature, mentre c'erano le impalcature, vabbè, responsabilità mia, ce l'ho salito io, non altri, e perché per tutta una serie di danni che aveva subito l'edificio centrale, allora a quel punto era una ghiotta opportunità, che cosa? Studiare il sistema di discendenti che dalle gronde, dall'alto, portavano l'acqua giù. E ce ne sono tre di questi sistemi per lato, ok? Con ogni probabilità, anzi con ogni probabilità, abbiamo trovati quasi tutti. Questi sistemi sono praticamente dei tubi di fittili cilindrici impilati uno dentro l'altro con, e vedete qui i punti in cui sono ben visibili questi sistemi di scarico. Perché ve li menziono? Per un motivo molto semplice, perché la ricerca è aperta, nel senso che ancora la tesi di laurea si è concentrata innanzitutto sugli apporti derivanti dalla resistività elettromagnetica, di cui adesso andremo a parlare. Nicoletta Barocca è l'autrice. Ma in realtà qui alla base di questi discendenti, quindi 3, 3, 3 eccetera, noi abbiamo effettuato dei carotaggi. Questi carotaggi che cosa ci hanno rivelato? Ci hanno rivelato il punto in cui, arrivato in basso, il discendente si innestava sul classico fognolo che girava tutto intorno. E lì i carotaggi ci hanno restituito nei singoli punti che cosa veniva giù: semi, ceramica, ossa, legni, cioè tutti i dati che stiamo elaborando ancora e sono molto interessanti e preziosi. Avanti. A destra vedete la pianta di Pirro Ligorio, vedete che sostanzialmente coincide con quella di White House, quindi degli scavi degli inglesi della fine degli anni 70. Vedete qui l'abside della chiesa di Santo Stefano. Questa è un'abside notata anche da Ashby, che non ci risulta esista, perché la resistività non ne ha dato esito, però può anche essere che sia, come dire, stata sbarbata, possiamo anche usare questo termine. Ma la particolarità è questa, e cioè che Pirro Ligorio aveva visto questo, cioè aveva visto un muro perimetrale che girava intorno alla nostra cara villa, in particolare al torrione, e poi si collegava con la zona termale a nord. La resistività, qui vedete due esempi della resistività. Questa è la resistività che Nicoletta Barocca ha condotto su questo lato. Ecco qua, su questo lato qui. Su questo lato qui che cosa è emerso sostanzialmente? Ve la leggo io. Questa prima anomalia, che testimonia la presenza della strada, il diverticolo che va da nord a sud. A fianco, eccola qua, l'altra anomalia. Che cosa c'è? Il muro perimetrale. Ma c'è una terza anomalia che è molto interessante, dove scorre l'acqua, il fognolo di raccolta delle acque dalla gronda. Avanti. Strepitio di marmi senza fine. Questa è una centaura, c'è un altro bellissimo frammento di basso rilievo con la lupa che ha latta ai gemelli, tanto per dare un'idea. Serpentino. Marmo Calistio, cellula di Dio di Nader. Qui non si vede, ma per esempio questo è un marmo riutilizzato successivamente all'abbandono della villa, c'è cioè proprio la tabula lusoria, la scacchiera. Ecco qua di nuovo, appena diciamo ultimati gli scavi degli inglesi con le ricoperture, vedete meglio, si vede ancora meglio quel discorso del prefurnio che sta sotto l'abside. Andiamo avanti e vedete la catasta di marmi lasciata lì. Adesso noi dobbiamo porci il problema dei proprietari, e qui comincia la musica a cambiare rispetto alle ville, diciamo così, di tipo senatoriale. Perché? Perché Bormann, l'editore di questo volume in cui sono state pubblicate a fine 800 le iscrizioni dell'Etruria,
dice, bah, Pirro Ligorio cita tre iscrizioni, ma non mi risulta che ci siano più queste iscrizioni. Quindi le mette fra le false, ci mette un bel asterisco e dice, con ogni probabilità, bah, chissà che cosa, chissà se sono mai esistite. Quando arrivano Littleton Sear, i due architetti fanno un giro per Anguillara Centro, e trovano metà della prima iscrizione. Eccola qua. Quindi c'erano, non se l'è sognato. E i dati a questo punto si fanno non interessanti di più. Si fanno non interessanti di più perché? Perché emerge che cosa? Innanzitutto da questa qua, dalla prima, dall'iscrizione conservata, che la moglie dell'originario proprietario, quindi proprietà, Carisia, non fa nient'altro che costruire il sepolcro per tutta la famiglia, oltre che per gli schiavi. Il marito chi è? È un ex centurione africano, viene dal Nord Africa, è Gaio Cecilio Victor, Gaio Cecilius Victor, e il figlio di questa coppia si chiama come il padre, ma ha fatto carriera. Ha fatto carriera perché? Perché è praticamente diventato un equus, quindi praticamente è diventato un cavaliere. Quindi l'aspetto è molto interessante, perché poi le altre iscrizioni che a quel punto vanno recuperate ci fanno vedere che non era il figlio maggiore, ma c'aveva un'altra sorella, e c'aveva poi in particolare chi? Un fratellastro, il quale, Titus Flavius Felix, il quale in realtà era un frumentarius della Legio Sesta. E questo è un dato molto interessante, perché? Perché è frumentarius e perché ha militato nella Legio Sesta, in cui ha militato probabilmente anche il fratello maggiore, il figlio omonimo del proprietario. Qui bisogna aprire una parentesi. A quel punto io mi sono andato a vedere un po' tutte le iscrizioni documentate in giro per il mondo relative a che cosa? Ai Cecilii Victores. Allora, Cecilius è il classico nomen, quindi è praticamente il gentilizio, e poi abbiamo questo cognomen che si aggiunge, Victor, che è di natura militare, vincitore, no? Questa è gente in genere di bassa estrazione, cioè noi abbiamo documentato 38 esempi di Gaius Cecilius Victor. Questi 38 esempi, alcuni vengono da Roma e dintorni, ma il grosso vengono proprio da questa zona della Numidia, l'antica Numidia, Lambesi. Lambesi era praticamente sul limes, verso, diciamo, verso le tribù berbere, quindi verso il sud, verso il deserto. E questo Nord Africa è, non ce lo dimentichiamo, quello che fornisce due quinti, quasi metà degli effettivi dell'esercito in questo periodo, compreso fra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo. Ora, noi sappiamo che cosa? Che la villa viene costruita intorno al 200 dopo Cristo, che siamo in età severiana. Guarda caso, Settimio Severo è esattamente colui il quale introduce la cosiddetta nona militare. Che cos'è? Praticamente aumenta le paghe ai militari, e specialmente gli fa fare carriera, cioè a vari di questi centurioni avranno il figlio iscritto nelle cosiddette milizie equestres, che gli consente praticamente di diventare al figlio, diventare al figlio cavaliere. È esattamente il caso che stiamo vedendo qui. Qual è l'aspetto per noi interessante? Il fatto che i due figli del proprietario, di quello che ha costruito la villa, i due figli maschi, il figlio e diciamo, il figliastro, hanno militato nella Legio Sesta, e uno addirittura è stato frumentarius. Allora, militare nella Legio Sesta in età severiana significa una cosa molto semplice, e cioè significa far parte di quella legione stanziata in Britannia, la quale ha avuto un ruolo importantissimo per l'ascesa di Settimio Severo, africano, viene dalla Tismania, al potere. Nel 193 dopo Cristo Settimio Severo si appoggia a Clodio Albino, che era praticamente il comandante della Legio Sesta in Britannia, cioè per poter, diciamo così, da dove si trovava lui, e cioè nel Mediterraneo orientale,
garantendosi anche il sostegno del Nord Africa, immaginare di avere e poter aspirare a diventare imperatore ha bisogno anche di altre regioni che lo sostengono. Una di queste è la Legio Sesta. La Legio Sesta si schiera, guidata da Claudio Albino, si schiera a favore di Settimio Severo. Quindi Settimio Severo fondamentalmente, per tutta una serie di motivi, diciamo così, ha un ruolo molto importante. È un legame particolare proprio con la Legio Sesta. La Legio Sesta dove troviamo appunto africani come lui che, come in questo caso, il centurione che ha il figlio e fa carriera grazie a Settimio Severo e diventa cavaliere. È chiaro che tutta questa è gente, diciamo, di bassa estrazione sociale, ma che fa una gran bella carriera. Ma c'è un altro aspetto, quello economico. Questi soldi dove l'hanno presi per comprarsi non si sa quanti funghi, metterli assieme e costruirsi addirittura questo popò di villa? E questo è il discorso del frumentarius. Perché? Perché una delle riforme introdotte da Settimio Severo per l'esercito romano è proprio questa della nona militare. Cioè sostanzialmente lui incrementa le paghe, fa una sorta di assicurazione sulla vita che è una specie di pensione praticamente, ma in particolare fa questo, e cioè ai frumentari struttura che cosa? Questa è la dotazione che avete per fare che cosa? Per provvedere ogni giorno giù di lì a comprare che cosa? Quello che vi serve, quello che serve a mantenere la legione, a trovare il cibo, ok? E voi capite che questa gente, questi frumentari, cominciano ad essere gente che gestisce un bel po' di soldi e magari qualcosa si mette da parte o li fa fruttare, cosa in compagnia bella. A noi, diciamo, la cosa ci colpisce molto perché? Perché chiaramente che cosa sono le mura di Santo Stefano fondamentalmente? Sono una villa pretorium, perché? Sono il classico, l'ha studiato Las Fameni in un bellissimo libro, sono uno dei classici esempi di villa latifondistica tardo, diciamo dell'avanzata età imperiale, sono addirittura tardo antica. Cosa significa questo? Significa che oltre allo sviluppo orizzontale, diciamo così, non verticale, c'è proprio questo cuore della villa che è il torrione o qualcosa di equivalente. Che cos'è questo torrione? È il pretorium. Il pretorium è all'interno dell'accampamento il luogo, il posto di comando, ma è anche il pretorium, ricorda anche un po', diciamo così, il centro di potere anche altrove. Basta leggere i Vangeli, c'è il pretorium di Ponzio Pilato, del governatore. Quindi l'idea è questa, cioè che noi troviamo queste ville che si strutturano in maniera verticale e nello stesso tempo presentano questo edificio centrale dove lì si va a trasferire il Dominus, che dall'alto domina e dall'alto anche fa vedere la propria opulenza, innanzitutto nel torrione. Il torrione, guarda caso, è la parte più rifinita, l'avete visto. Vediamo se mi sono dimenticato qualcosa. Allora, andiamo avanti. La villa finisce presto la sua vita, perché fondamentalmente non ci sono fasi molto posteriori. Non abbiamo documentazione a oggi chiaramente riferibile all'utilizzo come villa proprio ancora, diciamo dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, quindi diciamo dal VI secolo d.C. qui fondamentalmente viene a mancare la documentazione, bisognerà arrivare alla fine del 800 o d.C. giù di lì per avere che cosa? Per avere la costruzione della chiesetta sui ruderi della zona termale.
cosa è stato notato all'interno del torrione quando sono stati fatti? Allora, voi immaginate che praticamente il lato orientale del torrione nel 1965 crolla. A quel punto la sovrintendenza, dopo decine d'anni, passano decine d'anni, ma finalmente alla fine degli anni 80 riesce a far restaurare quel che resta per evitare che crolli, con questa soluzione un po' discutibile, ma comunque vabbè, quantomeno si spera regga. La particolarità qual è? Che successivamente all'età tardoantica noi troviamo ancora degli indicatori che ci testimoniano l'utilizzo di queste strutture, ma un utilizzo diverso. Il torrione l'abbiamo visto all'interno, è il cuore residenziale della villa. Ebbene, questo è quello che si è trovato in un angolo nel effettuare i restauri. Qui praticamente c'è uno strato di bruciato, questi sono i marmi originali che li respirano, e questo strato di bruciato ci fa vedere le granaglie bruciate. E, mista a queste granaglie, in questo strato è stata trovata la Forum Web, quindi siamo ovviamente la vetrina pesante di produzione romana, siamo in alto medievale. Van den Hurt dice che è possibile anche che ci sia stato un riutilizzo addirittura anche come, oltre come granaio, come stalla. Questo diciamo testimonia che oramai non c'è più, non ci sono più i Cecili Victores a abitare qua da tempo, e semplicemente questo è diciamo così una villa abbandonata, anche questa è stata oramai abbandonata, e quindi ci sono forme di reimpiego. L'altra forma di reimpiego, ve l'ho detto, è quella della costruzione della chiesa. E l'ultima fase di reimpiego è quella di metà 800. Metà 800, in due anni diversi, viene praticamente, ora qua non si vede bene, ma viene praticamente murato questo accesso da nord, nella zona termale, al torrione, rispetto all'ingresso alla parte opposta, e viene murato e ci viene messa una croce, ora lì non si vede bene. E che cos'è questo? È il momento in cui praticamente vengono sepolti, alla meno peggio, i morti di colera. Quindi viene riutilizzata il rudere con questa finalità. Ci sono, come capite, tutta una serie di questioni aperte, e molte di quelle che vi ho presentato sono in realtà delle ipotesi di lavoro sul quale stiamo ancora lavorando e sulla quale ancora, voglio dire, c'è da lavorare. Una cosa che notava Nicoletta Barocca è l'assenza nella fase originaria della villa tardo antica, la rifondistica, di magazzini. Dove erano i magazzini? Non si sa. Qui al momento, quindi sicuro non c'era in questa zona qua. Poi altri aspetti diciamo così molto interessanti: i ricchi nella parte più alta, cioè nell'ultimo piano, sono quei ricchi che presentano man mano che i muri sono, in età romana sono tutti portanti, non sono con i pilastri a cemento armato come abbiamo noi, quindi chiaramente la struttura diventa sempre più pesante man mano che si sale. E allora cosa facevano? I pirricchi dell'ultimo piano, l'attacco del tetto, vengono riempiti, come inclusi, con materiale ceramico. Abbiamo trovato praticamente i pezzi di doli infilati proprio in questa zona. Andiamo avanti. Propongo una decina e passo d'anni fa all'amministrazione comunale che cosa? L'acquisizione per permuta del, sentendo anche gli operai e che i proprietari erano disponibili, i proprietari del terreno, delle mura di Santo Stefano, per crearci un parco archeologico, sarebbe qualcosa di meglio. Andiamo avanti. Questa è l'area, vedete, questa è l'odierna via di Santo Stefano, questa è la strada antica, il verticolo antico, e qui ci abbiamo la cisterna, qui c'è l'abside, eccolo qua. Andiamo avanti ancora, questo è il progetto con diciamo, il parcheggio, l'area di Mistria con tutta quanta la pannellistica, ci avevamo anche immaginato tutta una serie di cose simpatiche, tipo con i travi di legno, ricostruire, far camminare sopra
diciamo così, visitatori su quantomeno sul diciamo, per dare un'idea della pianta della chiesa. E tante altre cose sono da studiare, perché per esempio qui c'è da capire, per esempio, nell'ultima fase è una cisterna, ok. Prima invece non sappiamo che cos'era. Allora bisogna capire prima che cos'era, con queste bellissime volte a crociera, la cosiddetta cisterna. E altra potrebbe essere il sepolcro. Siamo nella zona del sepolcro, costruito da Carisia, dalla moglie del proprietario, possibile. Ma l'altra cosa, la particolarità è, ok, ma tutto questo sistema qui di acque, di raccolta delle acque, l'acqua lì ce la portava, come ci arrivava? Altra questione da capire. Come capite, c'è da sbizzarrirsi tantissimo. No, la sto per finire, e anzi spero che ci siano domande, curiosità e tutto il resto. A questo link avete a disposizione, per chi fosse interessato può scaricarsi questo PDF, che è esattamente l'articolo che praticamente vi ho raccontato, pubblicato l'anno scorso in questa rivista dell'Università di Pisa, dove potete praticamente trovare, diciamo così, i dati, te ne lascio una copia, e trovare i dati un po' più completi rispetto a come ho provato e ora spero che ci siano domande da parte vostra. Vi ho portato anche, per chi fosse interessato, scusate, sembra una pubblicità, però ci sta anche questa, per chi fosse interessato c'è una guida pubblicata, allora tenendo a copia, sul braccianese, dell'archeologia romana del braccianese, edita da poco, sulle mie ville, diciamo così, e poi trovate anche la villa semisommersa edita Sabazia Stagna 3 nel 2018. E se fosse interessata anche solo a farsi un'idea di questo progetto Sabazia Stagna sui romani intorno al lago di Bracciano, c'è anche il catalogo della mostra. E sì, probabilmente avrò anche dimenticato delle cose, però per intanto grazie della pazienza, e spero che qualcuno voglia farmi qualche domanda.